Allora, intanto eh, Satana e Lucifero sono nella tradizione esoterica due figure diverse. Eh, Satana è proprio il, il re del male, possiamo definirlo così in modo molto approssimativo. Lucifero è il portatore di luce, è colui che dà la conoscenza all'uomo. Eh, e quindi è una figura diversa. Eh, non necessariamente la figura di Lucifero è... È negativa così come eh, non necessariamente deve essere accostata a satana proprio perché sono due figure diverse alcuni le unificano quindi eh, lo, lo usano come nome eh, per la stessa entità mm, in realtà appunto sono due entità diverse dobbiamo però eh, precisare che satana è una figura che eh, ricorre solo in una determinata tradizione cioè nella tradizione occidentale e cattolica ma in realtà, il, eh, diciamo che come emblema del male, è un emblema che è, eh, corrisponde a tantissime altre tradizioni che lo chiamano con nomi diversi. Quindi, bisogna capire se parliamo di Satana come Satana, il Satana mh, a, cristiano, diciamo, cattolico, oppure se vogliamo parlare del Satana nel senso come male. Quindi, sono mh, la stessa figura, però, ovviamente, nel caso di Satana è più ristretta. Cioè, il satanismo esiste solo nell'ambito cristiano Beh, anzitutto madame blavatsky non era una satanista eh, anche se qualcuno la identifica così perché? Ah, perché nel momento in cui in ambito cattolico cristiano si vede il male come tutto ciò che è diverso dalla tradizione eh, propria eh, allora certo blavatsky eh, fuori, la Blavasca era Florida dalla tradizione ortodossa cattolica e quindi viene definita come una satanista, ma non era una satanista, insomma, non, era un esoterista, che è una cosa completamente differente. E, e non era nell'ambito nell della tradizione cattolica, lei cerca di ricostruire l'origine di tutte le religioni e eh, cerca anche di dare una spiegazione poi del rapporto tra scienza e religione, insomma, fa un lavoro di tipo esoterico, che è completamente differente da quello che fa un satanista, insomma, non c'è proprio nessun accostamento. Quanto a Crowley, anche Crowley non era un satanista in senso stretto, era un esoterista, che era dedito, questo sì, alla magia nera, e quindi, chiaramente, il cattolico dice che Crowley era un satanista, facendo un... Um, eh, diciamo una sovrapposizione che però è, è, è semplicistica eh, anche Crowley era uno studioso di tutte le tradizioni esoteriche e poi appunto c'è una parte nera eh, del suo percorso che effettivamente può essere ricondotta sì, alla magia nera quindi al male e quindi qualcuno lo definisce un satanista però era un po più ampio di un semplice satanista insomma Beh, sì, sono stato illegale di quelli che sono stati considerati i due capi delle bestie di Satana, che sono Paolo Leoni e Nicola Sapone. Mi sono occupato in particolare del processo di revisione, quindi sono stato illegale non da subito, non nel momento in cui la vicenda è esplosa, ma successivamente. Allora, guarda, eh, sì, certamente c'è una versione alternativa. Eh, partiamo dal presupposto che quando il mainstream dà una versione qualsiasi dei fatti di sangue, che sia il mostro di Firenze, che sia una bestia di Satana, che sia Yara Gambirasio, Sara Scazzi, eccetera, quello che dicono è completamente falso. Tutto falso, tranne una piccola parte di verità che serve per far abboccare le persone, ma la verità non viene mai detta. Nel caso delle bestie di Satana, la realtà è molto facile, cioè quei ragazzi sono eh, completamente innocenti, non hanno commesso i fatti a loro scritti, che sono stati commessi da altri, i cosiddetti colletti bianchi. Per giunta, il primo delitto, quello di mh, eh, Fabio Tollis e Chiara Marino, eh, è un delitto che avverrebbe in un bosco di notte, eh, quindi vengono uccisi questi ragazzi e buttati in una buca. Questa buca è eh, profonda 1,60, anzi no, profonda 1,90 m, larga 1,60 m. In un punto del bosco, ma in qualsiasi bosco, non puoi scavare con una vanga e un piccone. 1,60 m di buca, non lo possono fare dei ragazzi come erano loro tossicodipendenti, anche gracili, emaciati, non erano dei robusti, ma comunque, quando anche fossero stati robusti, in grado di fare quello una cosa del genere, comunque non si può scavare per più di 10-20 centimetri, poi trovi tutte radici. Quella è un'operazione fatta con una scavatrice, per giunta, sempre nel bosco non è un bosco isolato mh, sulle montagne in cui non, non potevano essere visti nessuno, quello è un, un bosco vicino a un centro abitato, un boschetto, diciamo così, in cui la gente va a correre, va a camminare, vanno in, in mountain bike, c'è la gente che porta il cane, quindi non avrebbero mai potuto fare una cosa del genere. Quella è un'operazione militare sostanzialmente. Una scavatrice che può scavare in quel punto senza che nessuno tra l'altro Venga, ci sono anche le guardie forestali che passano spesso, una scavatrice viene vista che mentre fa un'operazione del genere, quindi è qualcosa che può essere fatta solo da un gruppo militare, possiamo dire così, per semplificare. E quindi questo è solo un esempio, ma poi si potrebbe parlare ore chiaramente di questa vicenda, quindi questi ragazzi non c'entrano nulla. Eh, questi del delitti sono stati commessi da altri e sono stati accollati a questi ragazzi che sono stati il capro espiatorio di, di poteri ben più forti eh, quindi so in realtà sono omicidi rituali ma non di una setta satanica è molto semplice c'è cioè uno scopo rituale per coloro che hanno fatto effettivamente che hanno architettato questi delitti, ma c'è uno scopo molto più grande. Eh, qual è questo scopo? Lo scopo è quello che, siccome le bestie di Satana sono, insieme alla setta Manson in America, l'unica setta satanica riconosciuta come tale colpevole di delitti, eh, che cosa succede? Che in tutto il mondo, criminologi, eh, esperti giudiziari di qualsiasi tipo che può essere il magistrato, l'avvocato, eccetera, Studiano su dei testi prima di affrontare il vero campo di battaglia, che è la realtà, no? E studiano quindi cose sbagliate, quindi studieranno che le sette sataniche sono pericolose, ma la setta satanica tipo è composta da ragazzi drogati. Infatti, spesso anche in televisione mi è capitato di sentire parlare di satanismo, esperti, presunti esperti di satanismo i quali dicono ecco veniamo adesso al satanismo più pericoloso il satanismo acido che non esiste tra l'altro il vero satanista riderebbe di una definizione di questo tipo cioè il satanismo eh, commesso da ragazzi che eh, si fanno di droghe eccetera e, 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 e si sballano sostanzialmente quindi le uniche due ve, sette sataniche organizzate che sono state tra virgolette no ehm, fermate, individuate con degli arresti sono esattamente identica alla vicenda Manson in America e le bestie di Satana in Italia quindi dei ragazzi senza né arte né parte alcuni minorenni eh, completamente fuori di testa e quindi già le, eh, diciamo questa cosa è un'immensa operazione collettiva, una psyop praticamente per eh, indurre L'idea anche nelle masse che quello sia il vero satanismo, quello sia il pericolo, quando invece un gruppo di ragazzi alcolizzati e drogati si sì, costituisce un pericolo, ma non certo come il vero satanismo organizzato che proviene invece da gente eh, di calibro completamente differente, insomma, che ha conoscenze differenti e mezzi differenti e che sta nella politica, nella, mm, nel mondo della finanza, nel. Nel mondo dei cosiddetti colletti bianchi, questa cosa però non deve trapelare, non, non si deve capire perché altrimenti sarebbe destabilizzante per la società. Quindi, è una immensa operazione psicologica che è rivolta quindi alla società e agli esperti che vengono formati nelle università che si formano su testi sbagliati perché in realtà si formano con delle informazioni che sono completamente false. Se si dicesse la verità su uno dei delitti come appunto il caso Menzo il best di Satana o il mostro di Firenze e quindi si facessero veramente i nomi dei responsabili, eh, cadrebbe un sistema se dei colletti bianchi eh, che talvolta sono magistrati, talvolta sono gli stessi magistrati che fanno l'indagine su questi ragazzi e che poi li incastrano. Se eh, questa gente è capace di fare queste cose terribili, cos'altro succedere che, che, che cos'altro di terribile succede nel mondo quindi le, i media devono dare una versione edulcorata della società in tutti i delitti che noi vediamo in tv i colpevoli sono sempre persone un po ai margini della società abbiamo a cogna abbiamo una casalinga No, quindi un personaggio che non fa paura, eh, Mostro di Firenze, Pacciani, Vanni e Lotti, quindi erano proprio personaggi ai margini della società. Eh, Sara Scazzi, un altro contadino ignorante, incapace proprio di, anche di aprire bocca e di parlare in italiano, esattamente come il Mostro di Firenze. A Erba sono due coniugi, anche loro totalmente ignoranti, totalmente incapaci anche di difendersi poi in proce nel processo. Che non parlano bene manco l'italiano, manco si capisce quello che dicono, e, e così via. Eh, Chiara Gambirato Bossetti, che è un muratore anche lui un, un po' ai margini della società, e guarda caso, non abbiamo mai delitti commessi da mh, avvocati, magistrati, commercialisti, eh, imprenditori famosi. Niente, questi non commettono delitti, questi sono persone sante, probe. Oppure pensiamo ai mafiosi, no? Questa mafia terribile, potentissima, eh, che domina ogni meandro della società. Poi a un certo punto arrestano il capo dei capi, Totorrina. Per carità, non sto dicendo che Totorrina in questo caso era innocente. però chi è Totorrina? È molto semplice: è un. Eh, Personaggio che quando parla non si riesce neanche a capire quello che dice perché non parla l'italiano, no? Quindi, e sono soggetti che, tra l'altro, vengono scelti così per vari motivi: intanto per dargli impasto alla società, poi perché non sono in grado di difendersi. Io ho parlato, per esempio, con le famiglie dei mh, sia di, delle vittime delle bestie di Satana, sia dei ragazzi coinvolti in questa vicenda. Sono persone che non hanno non solo la cultura, ma neanche appunto. Riescono a formulare un discorso in italiano comprensibile quindi non sono in grado di, di, in grado di far nulla per la loro difesa. Quindi neanche un'intervista possono rilasciare. Eh, del, del mostro di Foligno, però ho letto alcune cose e non, non mi sono mai occupato personalmente, quindi non, è, non ho informazioni particolari rispetto a, a altri casi. Però Diciamo, ho, quel poco che ho letto, insomma, mi era chiaro che anche lì c'era un'operazione di depistaggio e di copertura di altre cose. Insomma, Questo era evidente. L'organizzazione eh, compie questi omicidi per diversi motivi. Anzitutto, non c'è un motivo unico, bisogna eh, vedere diciamo, il livello della piramide a cui eh, si vuole fare riferimento, ci sono gli esecutori che spesso sono inconsapevoli in realtà del vero movente dell'omicidio e spesso sono semplicemente appunto degli esecutori eh, che lo fanno per sadismo oppure perché vengono pagati per farlo. Eh, ma sopra chi dirige la baracca, diciamo, sono personaggi che sono competenti di esoterismo, sono spesso esoteristi molto esperti e fanno questi riti per ragioni di potere. In sostanza, con questi riti si eh, assume il potere del, che deriva dalla morte della vittima. Si liberano delle energie con la morte della vittima, specialmente se la morte è un ragazzo giovane o un bambino, meglio ancora, e, e questi si appropriano di queste energie. Poi c'è un livello ancora superiore, queste persone di fatto sono come possedute. Quindi, ciò che manovra tutto è qualcosa che però non è umano. Eh, faccio un esempio con le bestie di Satana. Le bestie di Satana è un'operazione, un eh, una vera e propria operazione militare che comincia negli anni e si dipana per diversi anni con tutta una simbologia molto particolare. Eh, basti pensare ai nomi delle persone coinvolte, dei ragazzi coinvolti nella vicenda. Si chiamano bestie di Satana e guarda caso i loro cognomi richiamano delle bestie, cioè eh, leoni, volpe, ehm, zampollo, zampa di pollo, che sono poi i tre animali che nell'Apocalisse di San Giovanni, c'è cioè la bestia 666 eh, che viene dal mare eh, e mh, viene dipinta in alcuni dipinti. Come una bestia, appunto con la testa di leone, no scusa, la coda di leone, la, la, la testa di volpe eh, e le zampe di pollo. Eh. Poi c'è tutta una simbologia complessa, ma anche proprio negli altri nomi dei ragazzi. Ad esempio, uno di loro si chiama Eros Monte Rosso e il monte dell'Apocalisse è dipinto come un monte rosso da cui viene la bestia. Eh, ma la, la simbologia legata anche alle vittime, Tollis. Eh, i, I media raccontano una storia che è quella di, del padre di eh, Fabio Tollis, che, eh, che, eh, quindi Michele Tollis, quindi il padre del, del, della prima vittima, eh, che scopre alla fine le bestie di Satana e, e aiuta gli investigatori a mandare in galera questi ragazzi. L'arcangelo Michele è quello che sconfigge il diavolo. Mm? E eh, Tollis richiama il qui Tollis peccata Peccatamundi. Che cosa voglio dire quindi? Che posso parlare di questa simbologia per ore, voglio citare anche altri due o tre casi. Insomma, la prima volta che andai a casa di Paolo Leoni, eh, andai al numero civico, salì a casa della madre, al numero 6, chiaramente al sesto piano. Ok, 6. Poi ci sono altre simbologie legate al 666. Insomma, una cosa del genere non è qualcosa di umano, cioè qualcosa che eh, sta sopra, che dirige tutta la baracca. Mm? Ma le entità che dirigono, talvolta eh, che costringono, per esempio, eh, gli avvocati a non difendere i loro clienti, eh, la maggior parte degli avvocati coinvolti in questa vicenda non ha difeso i ragazzi volutamente li ha sostanzialmente mandati in galera difendendoli male. Nessuno dei legali è andato a vedere per esempio i luoghi dei delitti, il, il luogo della, della buca o forse uno solo, mi pare, eh, ma tutti gli altri non sapevano proprio e eh, si sono fidati di quello che diceva la procura, delle risultanze delle indagini, sostanzialmente quindi aiutando direttamente o indirettamente volutamente o no, questo io non, riesco, non posso saperlo, non posso par ovviamente stare nella testa di, dei, dei legali, dei ragazzi, comunque hanno contribuito a, incastra a incastrarli. Ma perché? Perché agiscono delle forze che sono veramente forze non umane. Ora, eh, chiaramente chi si avvicina a queste vicende e pensa che sia solo una vicenda giudiziaria che riguarda un omicidio, non riesce a capire certe cose, non riesce a capire come può essere anche talvolta fuorviato nelle indagini. C'è poi un'opera di depistaggio, ci sono dei poteri forti che intervengono. Ma da sopra tutta questa simbologia non può essere casuale. E non, non, è, non è possibile che sia mente dell'uomo. Basti pensare anche alla vittima, um, all'ultima vittima, eh, Elisabetta Ballarin, che viene uccisa con un colpo in gola. Mm? Venne uccisa con un colpo in gola dove in via di gola secca, cioè guarda che coincidenza, poi, dopodiché, raccontano le cronache, che eh, Andrea Volpe che sarebbe l'omicida, prende la macchina di Elisabetta Ballarin e vuole buttarla in, in un fiume nella, in un canale che si chiama Canale Villoresi. E, e però si schia la macchina si schianta su, sul, su un ponte, sul ponte di Pan perduto. Pan perduto. Da quel momento in poi vengono scoperti, dal giorno dopo vengono arrestati. E, e beh, il ponte di Pan, quindi le bestie di Satana, la, questa setta si perde, si, si, si dissolve, viene scoperta, eh, e quindi c'è la simbologia di Pan perduto, e quindi delle bestie di Satana che si sciolgono e, e si perdono proprio su con eh, diciamo il, diciamo la macchina che impatta sul ponte di Pan, di Pan perduto. Ecco, una cosa del genere non è, è umana, te ne potrei citare 50.000 altre, eh, comunque di, di simbologie di questo tipo, è un, una regia occulta di forze superiori all'uomo. È solo, non solo, solo queste forze che utilizzano l'uomo, ma anche l'uomo che crede di utilizzare queste forze. Sì. L'idea che l'uomo possa fare un patto con un demone, è, che, che è un'idea di molti, no? la maggior parte delle streghe fanno patti con entità, ad esempio, no? eh, ma anche molti maghi, eccetera. Ma il demonio, cioè, queste entità non è il demonio in senso cattolico, queste entità sono più forti dell'uomo. Quindi, non, non, in realtà, sono loro che ti soggiogono, ti danno dei vantaggi, ti dicono: Guarda, vuoi questo, vuoi quest'altro, te lo do, in cambio mi dai questo. Ma certamente chi ci rimette è sempre l'uomo, anche se crede di aver ottenuto dei vantaggi, perché magari ha la ricchezza, l'amore a seconda del, dei casi ha, ha, ha determinate cose, insomma. Uh, gli alieni ci sono, certamente ci sono delle forme di vita che non sono terrestri. Questo è un dato appurato. Poi pretendere di distinguere sempre eh, il demone dall'alieno. E viceversa, non è, è un'operazione che spesso noi non riusciamo a fare, a, tranne esseri particolarmente evoluti, cioè tranne uomini particolarmente evoluti, eh, che possono individuare effettivamente chi hanno davanti, quale forza hanno davanti la maggior parte delle persone normali, come noi, non, non riesce a distinguere. Quindi, talvolta il posseduto, tra virgolette, c'è un'entità aliena, o viceversa. Comunque, sono entità che non sono umane. Poi, alla, alla fine, a noi non ci interessa l'etichetta, che, che ce ne frega. L'importante è capire che ci sono però delle forze che effettivamente no, sono extra umane. Poi, chiamiamole come ci pare. Ci sono, per esempio, dei personaggi della controinformazione che hanno secondo me, per, per tanti anni hanno divulgato teorie sbagliate sulle eh, possessioni di alieni. Che in realtà, in alcuni casi, erano possessioni che potremmo definire demoniache. O viceversa, ci sono degli esorcisti che vedono un, una possessione, che in realtà è, un, è una sorta di adduzione: tipo è un'entità aliena e la scambiano per il demonio. Eh, comunque queste entità ci sono, poi appunto il nome è solo un'etichetta. Basti pensare che il nostro cervello funziona solo per il 5% delle sue potenzialità, quindi è, eh, anche della materia, dei suoni, noi percepiamo solo una piccola parte, quella che in sintonia con le nostre frequenze, basta pensare al suono, no? gli animali percepiscono altri suoni che noi non percepiamo, ma ci sono. E la stessa cosa vale per la materia, noi percepiamo solo una parte della materia, che è quella che riusciamo a toccare e a vedere, ma anche queste entità fanno parte della materia, in realtà, solo che ha una vibrazione più alta e noi non riusciamo a percepirla, no, non noi, la maggior parte di noi, perché poi in realtà ci sono persone che la percepiscono e le vedono anche e ci interagiscono. I, i cosiddetti santi, no? pensiamo a San Francesco, a, um, oppure per, parlando di personaggi moderni, un, Roll, un Gustavo Rollo oppure uno Yogananda, eh, personaggi di questo tipo hanno vibrazioni più alte, sono più elevati spiritualmente, eh, e quindi hanno anche il fisico che è un po' diverso da noi, mh, eh, con delle caratteristiche parzialmente diverse, hanno molto sviluppato il cosiddetto terzo occhio, e quindi vedono frequenze che noi non riusciamo a vedere. Cioè, Roll, per esempio, sto parlando di un personaggio dell'Italia eh, che è morto negli anni Ottanta, mi pare, insomma, comunque è abbastanza di recente, quindi che molti hanno conosciuto, hanno potuto vedere che tipo di poteri aveva. Lui riusciva a penetrare la materia, insomma, perché perché la materia è solo uno stato energetico e lui andava al di là dello stato energetico della materia, quindi riusciva ad interagire con la materia. I racconti sono univoci. Io ho conosciuto persone che hanno, diverse persone che non ho conosciuto, conosco, insomma, persone che erano in contatto con Rolle e lo frequentavano, o hanno avuto occasione di vederlo anche magari poche volte, raccontano però tutte le stesse cose. Ora non è possibile che si inventino tutti la stessa cosa e abbiano la stessa percezione. no? Tra l'altro, poi dipende dalle esperienze personali che uno fa. Nella mia vita io ho fatto tante esperienze di questo tipo, quindi se le ho fatte io non mi meraviglio che le abbiano fatte altri. Poi in mezzo a questi racconti c'è pure chi inventa delle cose, ci sta, se io sento 100 esperienze di persone che hanno visto Roll, ma ci sta che 10 se le siano inventate, ma anche 30 ma non tutte cento, no? Inoltre, se anche se le fossero inventate, corrispondono a esperienze che ho vissuto io con altre persone, non con Roll, ma quindi non ci trovo comunque nulla di strano. E per le persone che vivono nel mondo dell'esoterismo, penso a esoteristi, appunto maghi, streghe, ehm, esorcisti, persone che fanno cammini spirituali, eh, poi i, i sciamani, i monaci, cioè... Queste esperienze sono la normalità. Marolo, per esempio, si materializzava anche in due o tre posti diversi contemporaneamente, no? E quindi stava a cena da una parte, ma a cena anche in, in Sicilia. E questo è capitato. Eh, anche chi assiste a una cosa del genere, se non è pronto, prima di tutto se lo dimentica e poi dice: Ma no, è una suggestione. Non, mentre invece ci sono persone che questo modo di vivere è naturale, e per queste appunto cioè è, è, è innaturale come è per me effettivamente eh, per esempio, è innaturale il modo di vita delle persone, tra virgolette, normali. Che poi vada bene, Adriano: normali per noi di questa società occidentale limitata, che noi crediamo che sia il centro del mondo. Ma ci sono altre culture dove questi fenomeni sono assolutamente normali. In Africa, eh, anche in India, alcuni fenomeni di questi che abbiamo raccontato per loro sono assolutamente normali. Guarda, io mi ricordo, ti posso citare questo esempio. Eh, avevo una allieva che era marocchina eh, ai corsi per l'esame d'avvocato. Erano tre anni che lei seguiva i miei corsi, però, online. Io non sapevo dove lei abitava e lei non sapeva dove abitavo io. Un giorno andai a Trento e per, per lavoro, stavo lì tre giorni. Ripeto, erano tre anni eh, che io la sentivo questa qua. Un giorno mi disse: quel, quando, Mentre io stavo a Trento, mi disse: Professore, mi piacerebbe incontrarla per parlare personalmente di alcune cose. E io dico: eh, Sì, ci potremmo pure incontrare, ma dipende dove abiti. Perché eh, dice: Ma io abito a Trento vada bene che io non, non avevo detto su Facebook o su altri mezzi che andavo a Trento eh, questo. quando l'ho vista. Io ho detto: Ma scusa, ma com'è possibile che mi telefoni proprio oggi che sto a Trento? E lei mi disse: Ma per noi sono cose normali. Queste cioè, noi non ci, non ci diamo spiegazioni. Nella mia famiglia, nella mia cultura, cioè, questo è assolutamente normale. Questo fenomeno si chiama della percezione selettiva. Noi possiamo capire solamente le cose che già risuonano dentro di noi. Qualcuno dice, fate, noi non impariamo nulla, noi ricordiamo. E infatti, cioè, molti raccontano no, questo episodio della, degli, dei nativi americani che quando arrivano le navi di Colombo... Avevano le loro vedette, ma non le riconoscono, cioè non le vedono proprio fino a che questi non sono arrivati sulla spiaggia. E allora, dopo hanno visto che c'erano altri esseri umani che gli sono andati incontro, non avevano visto le caravelle di Colombo perché non, non erano, diciamo, nella loro mente. Oppure ti posso citare il caso di una persona che conosco, che era, si trovavano in quattro, hanno visto degli ufo, due erano ufologi, due no, ma erano evidentissimi, l'hanno anche fotografati. Ma quelli. Gli altri due hanno detto: Ma io non abbiamo visto nulla. Ma come? Erano davanti, capito? E... Perché non c'è proprio niente da fare. Chi non vuole vedere, non vede. La massoneria è uno strumento di potere. E, e quindi chiaramente è lo strumento per eccellenza per questi crimini, ma è anche, ci sono anche massoni che combattono questo fenomeno, perché la massoneria non è monolitica, no? è unitaria. Al di là del fatto che ci sono solo in Italia più di 100 obbedienze diverse, con una storia diversa, con persone soprattutto diverse, non è tanto un problema di... di, di di organizzazione, ma di persone all'interno dell'organizzazione che spesso sono brave persone in buona fede, certo. È un'organizzazione di potere, quindi copre questi fenomeni, ma non è l'unica, perché poi abbiamo eh, il Vaticano con l'Opus Dei e, e le varie società segrete che comunque fanno capo al Vaticano. Ma poi abbiamo anche le società se segrete cinesi, no? cioè quindi non. Um, cioè è un fenomeno che dire la massoneria fa questo? No, no, è, è sbagliato. Certo, diciamo in Occidente la massoneria è una delle società che più contribuisce a, a coprire questi fenomeni perché al, loro, al suo interno si celano questi personaggi, eh, però appunto non è l'unico. Cioè, Secondo me, purtroppo, è brutto dire quello che sto per dire. È anche paradossale, ma purtroppo è vero. E sono d'accordo con David Icke quando dice che è molto semplice capire dove sta la verità. Tutto quello che ti raccontano i media e la scienza ufficiale sono cazzate. Tutto, poi non bisogna scadere nell'eccesso opposto. Per cui, qualunque cosa raccontata dalla controinformazione è vera. Perché anche nell'ambito della controinformazione ci sono poi delle operazioni di depistaggio macroscopico, quindi pensiamo a QE non o alla a quelli della sovranità, eccetera, e, e ci sono, sono fatte apposta per perché? Perché molto spesso diciamo, chi capisce che la realtà ufficiale è una balla dice vabbè, allora. Non credo più, non vedo più la tv, non compro più i giornali, non mi informo più in modo ufficiale e questo è corretto. però a quel punto basta un qualunque articolo su internet che uno scrive quattro cazzate e immediatamente viene. Gira, fai girare questa cosa qui eh, proprio oggi stava girando che 10.000 esperti eh, di non si sa cosa poi, tra l'altro, e mille medici e mille avvocati hanno fatto un ricorso per una nuova Norimberga a non si sa. Quale tribunale eh, per processare tutti quelli eh, che hanno partecipato all'operazione coronavirus? Ma scusa, ma ah, è. Eh. Eh, eh, ma è che poi quando, cioè, non è che dire, do, dobbiamo diventare tutti studiosi, ma fatti due domande, no? Allora, quale tribunale, a quale tribunale è stato presentato? Chi cazzo sono questi mille esperti e questi diecimila, anzi, questi mille avvocati e diecimila esperti, ma poi mille avvocati per fare un ricorso? Ma, ma, ma come cazzo li metti d'accordo mille avvocati? Cioè, già questa è una cosa assurda per me che ho fatto l'avvocato, vabbè, comunque però potrebbero firmare qualcosa di predisposto non è tanto quello il problema ok ma a chi l'hai fatta la denuncia e chi hai denunciato per fare una denuncia ci vuole comunque nomi cognomi no eh, no niente così Ah, il, il 2 luglio una data di luglio parte la nuova Norimberga, ecco e giù a condividere mi è arrivato questo file 10 volte 20 volte non lo so insomma oppure ecco hanno arrestato la regina elisabetta un sito di controinformazione dice: Sta stronzata e tutti a ha condividere. Hanno arrestato la, la, la regina Elisabetta, ma l'informazione ufficiale non te lo dice. Cioè, bisogna, eh, diciamo, bisogna pure imparare a, a pensare un po' con la propria testa, insomma.